Potevo forse lasciarvi a secco di Two Point Hospital? Ovviamente no, per cui oggi nuovo episodio e siamo pronti ad approfondire la psichiatria targata Two Point Hospital. Allora, io ho un po' di paura, anche perché si aggira gente estremamente losca. Questo è uno con... Tutti col parrucchino, poi. Frank Mason, inserviente giù. Ah, lavora per me lui, lo pago anche, gli pago anche la tutto in tinta, va. Vabbè. Lui invece, il mio addetto alla Josiah Ocean. Aia, perché ha visto Ocean's Eleven, comincia ad avere. Vabbè. Allora, quindi abbiamo uno degli Ocean, dottoressa Luna Dobson, dottoressa Iris Flash, e poi ci sono gli inserviti. Vabbè, è proprio a gestione matriarcale, abbiamo capito. Bene, io partirei. Quindi, abbiamo nuove tecnologie. Siamo stati contattati dalla Bungle Tech, che gestisce vari ospedali di ricerca nella contea. Hanno una proposta interessante. La loro licenza psichiatrica è stata revocata a causa di un incidente con, meglio non indagare. Vogliono mandarci pazienti psichiatrici e in cambio ci permetteranno di acquistare parte della loro ultima tecnologia. Finché la nostra organizzazione non ottiene una licenza di ricerca, ci serve tutta la tecnologia che riusciamo ad acquisire. Bene. Ma io credo debba cominciare lui per come si veste in psichiatria. Perché stai messo serio male. Cioè, manco il bidello che c'avevo alle medie stava messo così. E. Beh, quindi. Potremmo cominciare. Abbiamo la sala psichiatrica, la sala del medico di base, la sala relax per lo staff. Ci manca. La farmacia? Certo, è proprio un cesso questo ospedale. Vabbè, facciamo la farmacia tipo qua. La mini farmacia. Ecco, mettiamo qui la macchina delle pasticche. L'estintore, perché ripeto, non si sa mai. Ne ho visti troppi quando ero piccolo di incendi dentro agli ospedali di Team Hospital. La pianta, il cestino, perché quello già è tanto che si sa vestì. Figuriamoci se riesce a pulire. E lo schedario, bene. E basta, pronti. Quindi, ci serve. Fermi tutti, l'infermiera. Branwell Budskill. Uno che si chiama Budskill. Non so se sia lui. Oppure, no, Hannibal Carcass. Hannibal Carcass. Oppure Neville Mallet, che c'ha il baffo che incanta. No, direi che forse Hannibal è il più adatto. Si presenta anche motivato, non impara niente. Ti aiuterà con il trasloco nel fine settimana? Beh! Mentre lui, che è ne Neville, oltre che farsi il baffetto, pensa che la sua vita sia una commedia romantica, fa venire la nausea, non voglio sapere perché, a un metodo personale di sbattere l'impasto, e anche questo mi preoccupa, per cui no. Ah, è una donna. Pollice verde, quella che porta le patatine. Se io dovessi scegliere fra tutti, per quanto sia affascinante l'idea di avere un Hannibal. No, devo prendere Hannibal, sono non posso. Vai! Fai ciò che devi, Hannibal. Poi. Reparto. Il reparto lo potremmo mettere. Siccome è tipo una corsia, da quel che mi pare di intendere. Centro? Se lo metto. Ma sì, allora, rapporto, sì, rapporto. Prestigio 2, mettiamo la porta qui. Poi mettiamo il desk, tipo qua. Lo appiccichi? No, non si può appiccicare. Vabbè, allora mettiamolo qui. Poi dove si spogliano vicino alle finestre? No, vabbè, mettiamolo qua, ecco. I letti. Facciamo 1, 2, 3 e 4. E l'armadietto, mettiamo qua. Lo schedario. L'immancabile cestino. E l'estintore. La pianta. Ecco, la mettiamo dietro. E il poster della cefalea, che fa tanto pandan con il bagno. Bene, poi. Perché no? Ah, non c'entrano coi piedi. Bene. Giustamente. Tre letti. Tre letti. Mettiamo. Ecco.
Qua non c'entra. Così magari aprono la porta come si deve. Bene. Poi, allora, qui ci serve, assumi. E un altro... Vabbè, allora a sto punto mi porto quella che porta le patatine. Vai. Assunta. Poi, che ci serve? La psichiatria ce l'abbiamo. Staff, i bagni. In effetti, l'hotel... Sì, l'hotel. Buonanotte. L'ospedale senza bagno... non so quanto sia particolarmente adeguato. E... un abnorme eccesso, ecco, lo mettiamo. Facciamo un po'. Un minimo che sia arioso sto ospedale, perché sennò è veramente angosciante come atmosfera. La bellissima latrina. 2. Lavabo. 2. Asciugamani ad aria. 1. Vabbè, facciamo 2, sennò si crea la calca intorno. L'estintore. Il cestino, perché credo sia effettivamente doveroso. Non lo posso mettere. No, lo mettiamo qua. Vabbè, mettiamolo qua che... E basta. Penso che due cose siano sufficienti. Tanto l'inserviente già c'è. Non ho spazio per fare nient'altro. Per adesso va bene così. Allora, qui c'è l'addetto. Qui c'è l'addetto. Infermiere. Staff aggiuntivo non mi serve. Qua c'è questa. Qui c'è il medico richiesto. Ma c'è il dottore, anzi dottoressa. Non è una dottoressa questa, raga. Mo con tutto il bene non può essere una dottoressa. Vabbè, andiamo, pronti. Arrivando Freddie Mercury! Ma che... Ma è proprio lui, Luna Champion! Non può essere una donna. Arriva, ma pure questo... Cioè, cosa fa? Niente, è la rivolta dei Freddie Mercury. Bene! È un maschio lui? Christopher Gump. Niente, sono tutti Freddie Mercury. Ma che cazzo, ma che... è il momento Matrix angosciantissimo. Allora, rapsodite. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, la rapsodite. I pazienti credono di essere una delle più grandi rockstar che il mondo abbia mai visto. Oh mamma mia, mamma mia. Invieremo il paziente per la terapia verso psichiatria. Ah, quindi sono tutti... Io devo godermi la seduta di psichiatria di Freddie Mercury, perché non ho capito la camminata sciancata, però ok. Allora, osserviamo la prima seduta di psichiatria. Sta messo bene pure la dottoressa. Ah, che io credo una cosa. Se la situazione è questa, intanto la panca, perché qua credo che ci avrà da lavorare la nostra terapeuta. Ecco. Che dire? Che dire? Mettiti a sede, Freddy. Allora, uno è andato. La BangleTech ci ha dato accesso a una parte della sua ultima tecnologia. Un miglioramento per il miscelatore di farmaci per la farmacia. E uno per lo scanner rapido, 2 per la diagnosi generale. Se li acquistiamo per i nostri macchinari, li renderemo più potenti e potremo esaminare e curare più pazienti. Per migliorare un macchinario si servirà un inserviente con la qualifica di meccanica. Seleziona il macchinario e scegli l'opzione di miglioramento. Un inserviente qualificato lo migliorerà nel tempo. Però poi mai la BangleTech ci darà qualcos'altro. Quindi fermi. No, aspettate un attimo. Ecco perché era una donna, perché gli era venuta semplicemente... Allora, pausa, vediamo un po'. Migliora.
10.000, però la macchina, ma io perché non c'ho, scusate, perché non ho per questa stanza il reparto di... Ah, non ho la diagnosi generale. Porca miseria. Eh no, tocca farla. Allora, ci si passa? Sì. Allora, diagnosi, schedario, cestino. Potevo farla anche più piccola sta stanza, onestamente, eh. Il poster, vabbè, fa scena il poster, fa scena. Tra l'altro il prestigio aumenta con ogni cosa che ci metto dentro, per cui... Ok. Qua però serve l'infermiere qualificato, e allora andiamo ad assumere un nuovo infermiere. Troy Mallet. Ah, sono fratelli. Uno c'ha il baffo e l'afro. Il ragazzo della porta accanto lavora a qualunque prezzo, si vergogna di se stesso. Ottimo. Mi pare ottimale. E anche bravo in diagnostica, per cui bene. E miglioriamo anche questo. Così li abbiamo entrambi. Però bene, c'è un altro inserviente. Laura Burp. Agatha Grotto. Maligna. Le piace cadere da grandi altezze? Mi sa di no. Lola Bilk. Non ci vede più dalla fame. Lavora a qualunque prezzo, ha bisogno di calma e tranquillità. Non ci vede più dalla fame, probabilmente peccherà ancora. In che senso? A me questo Maligna che mi fa arrabbiare gli altri. No, raga, no. Quando ha fame è meglio stare lontano. Volevo capire il peccherà. Non si sa, il peccherà ancora. E vabbè. Insomma, niente, sono vestito come tutte quelle delle galline in fuga. Dunque, andiamo. Ah, pure il microfono. Beh, la sindrome di Freddie Mercury è bellissima comunque. Sì, ma credo sia guarita a metà, perché sembrava che avesse fatto il passo prima. Hannibal come va? Licenzia, fai una pausa. Allora, io vorrei che ci si mettesse a lavoro su questo macchinario. Sì, però se questo gira con i pantaloncini, ha giacca e la cravatta, qualcosa non è che sia stato curato proprio la grandissima. Vabbè, io poi che mi pongo ancora grandi domande sulla sanità mentale di quelli che trattiamo. Allora, il macchinario sta andando meglio. Questo non è bastata manco la psicoterapia. Lo sapevi? Puoi usare la scheda di visualizzazione per vedere l'ospedale in base ai fattori ambientali. Dove? Allora, ah, gli ok da direttore. Allora, buoni un attimo. Qua abbiamo l'attrattività, la salute, la felicità dei pazienti, la felicità dello staff, la sete, la temperatura, la fame, l'energia, la manutenzione, la noia, il bagno, cioè l'igiene. Da paura, è tutto pulito. Bene. Malattie. Profitto meno 52. Stiamo guadagnando troppo poco. Decisamente troppo poco. Ho bisogno di più soldi. La logorrea. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia. Logorrea, malattia di cui tutti parlano di continuo. La logorrea si diffonde rapidamente e si sente a chilometri di distanza. Invieremo il paziente per la terapia verso farmacia. Sì, il macchinario lo sto già migliorando.
Mi sa che devo aprire un altro reparto di psichiatria. Il problema è che abbiamo lo spazio finito. Ma non c'è un modo per ampliare? Fantastico, il miglioramento del macchinario è stato completato. Assicurati di avere qualche estintore nei dintorni per tenere al sicuro il nostro prezioso macchinario. Già fatto. La BangleTech ci è grata per il nostro supporto. Costante i suoi pazienti psichiatrici ci ha dato accesso a uno dei suoi macchinari. La spadellatrice. Questo gingillo tecnologico è perfetto per rimuovere utensili da cucina indesiderati. Da dove? Cerca persone che ne hanno bisogno. Continua a espandere l'ospedale per sbloccare altre tecnologie. L'acquisto di un altro lotto di terra nelle vicinanze ci darà più spazio. Ecco. Fermi. Devo comprare il lotto. 50.000. 25. Oh, ecco. Questo 75. Vabbè, prendiamo questo. Ah, vedi. Ah, però 16 giorni. Bisogna lavorarci. L'apatia ossea hanno scoperto. Affaticamento scheletrico provocato da una dieta povera di calcio. Dopo la diagnosi, il paziente deve essere immediatamente trasferito in un reparto dove deve dormire per diversi giorni mentre un infermiere gli somministra latte e biscotti. Invieremo il paziente per la terapia verso il reparto. Ok. Possiamo costruire nuovi edifici dell'ospedale acquistando lotti di terra. Ho già fatto, grazie. Bene. Stanno smontando pezzo per pezzo. Vabbè, il tempo scorre veloce comunque. Ho dato un escamotage molto furbo per fare un caricamento in background senza che appesantisca il gioco, che debba richiedere pause. Tutto funziona un pezzettino alla volta. È anche carino da vedere. Allora, io farei da quest'altra parte una bella serie di uffici. Base, psichiatria, corsia. Penso sia la cosa migliore. Quanto manca? 4 giorni. Qua è il modello cinese comunque, eh. Un'ala dell'ospedale in 14 giorni. Manco veramente. Allora, Frank Mason può ricevere una promozione da inserviente junior in serviette. La promozione da inserviente junior in serviette fornirà uno slot formazione, 15 di velocità in più di movimento, 10 di abilità miglioramento, 20 di manutenzione. Offri un aumento per soddisfare lo staff. Tiè. Ti va bene? Nuova ala. Allora, io direi, prima di tutto facciamo uno spadellatore. Lo mettiamo qua. E mi sembra un punto adatto. Allora, la porta. Lo spadellatore. E l'estintore credo proprio che possa essere molto utile. La pianta per calmare i pazienti. Il cestino vicino all'estintore. Il poster del bulbo cefalea lì, bene. Chi ci deve lavorare? Non lo so. Chi è l'uomo adeguato? Penso un medico. A occhio. Assumi. Allora, io Clint Fop fa venire la nausea. Fa star male le... Ma no. Igienista. È bravissima a raccontare le favole della buonanotte. Assunta. Poi staff. No, devo assumere un medico. Per Park. Divertente, irascibile, non si fida dei pesci. Dei pesci vendoli? Sì. Sei a corto di soldi, non so se riusciamo a pagare le bollette. Secondo me ci serve un prestito. No, non ti preoccupa. È tutto a posto. I soldi arrivano, non ti preoccupa. Ah, spadellate, nel senso che ci sono proprio padellati in fronte. 13.000. Allora, la gente arriverà. Poi facciamo la stanza della corsia qua.
Un bel reparto. Facciamo così. Uno, due, tre. All'italiana, all'italiana. Modello italiano, ecco, ok. Armadietto. Tutto accalcato. Schedario. Cestino, uno solo per 30 persone. Benissimo. Oh, adesso mi sento a casa, vedi? Ok. E qua ci serve un'infermiera. Assumi. Infermiera. Pandora Peters. Benji Corruption. Ci piace. Si stanca facilmente. Ispiratore. Colleziona le insegne vitali di Burp. Sei capace? Kate Chopper, motivato, vescica debole, espulso dalla The Orb Foundation per comportamenti cubici. Vabbè, ti è. Però tocca mettere vicino il bagno a questo. If ever you have found yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy E my popular le guide to correct panche. grammar. Le A public service I panche. perform with no shortage of humility. I Le will do well to panche, per proffer forza di cose. enunciation as well, for I Ah! fear your underdeveloped vocal Abbiamo abilities finito i will make this quite soldi! impossible. No! Non mollo! No, non chiedo niente! Qualcuno si faccia curare, santo cielo! Dai, dai, dai! Cuoio padelluto! L'attaccamento involontario degli utensili da cucina provocato da livelli bassissimi di abilità culinarie. La padella deve essere rimossa con cautela utilizzando un enorme magnete. Oh, bene, abbiamo il nostro primo tizio al lavoro sullo spadellatore. Ma loro sanno che abbiamo una nuova ala dell'ospedale? Arriverà un paziente? Sì, ok. Vai, vai. Vai a farti spadellare. $70. Dai, abbiamo ripreso un po' i soldi. Allora, vediamo un po' la spadellata. Ah, beh, vedi. 8.500 perché il cuore è spezzato? Terapia fallita. Ma non è vero. Sei guarito, Etna. La vita è bella. No, eh.